Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vediamo come preparare la granita siciliana al caffè. È un dolce freddo tipicamente siciliano e ha origini molto antiche. Infatti si pensa che venne inventato circa nel 2000 a.C., quando la regione era ancora sotto dominio arabo. All'inizio venivano mescolati dei succhi di frutta a della neve e si otteneva questa meravigliosa granita. Con l'avvento della tecnologia vennero creati sempre nuovi gusti, proprio come la granita al caffè, spumosa, morbida e bella vellutata, servita sempre con una bella cucchiaiata di panna, un po' come i nostri precedenti video della granita al limone e della granita alle mandorle. La granita però non è il ghiaccio finemente tritato con gli sciroppi sopra che servono in spiaggia, bensì è il frutto di una lavorazione fatta a casa con un bimby pimer oppure con una gelatiera. Non è un sorbetto, non è un gelato, ma è la fantastica granita siciliana. Oggi vedremo come prepararla senza la gelatiera. Iniziamo! Iniziamo la ricetta preparando il caffè. Suggeriamo di utilizzare il migliore che possiate trovare, perché determinerà in modo fondamentale il gusto della granita. Dovremo ottenere circa 700 ml di caffè, quindi saranno circa 5-6 moche. Infine lo versiamo in un contenitore capiente e mettiamo da parte a temperatura ambiente. Nel frattempo ci occupiamo dello sciroppo. Quindi in un pentolino mettiamo 500 ml di acqua naturale depurata o dalla bottiglia e 150 g di zucchero. Di questo parliamone insieme. Potete utilizzare due tipologie di zucchero, quello di canna o quello bianco. Noi utilizziamo quello di canna perché dona un ottimo sapore ed essendo integrale biologico possiamo ottenere un prodotto decisamente migliore. Quello bianco invece è molto più raffinato perché per ottenerlo bisogna fare diversi processi chimici per passare dalla barbabietola allo zucchero. Consigliamo di utilizzare uno zucchero di provenienza italiana. Aggiungiamo all'acqua 150 g di zucchero di canna e mescoliamo finché inizia a sciogliersi. Quando sfiorerà il bollore, cuociamo per 10 minuti a fuoco basso. Infine, trasferiamo lo sciroppo nel contenitore con il caffè e diamo una bella mescolata. Prendiamo una teglia larga e bassa che aiuterà a raffreddare il prima possibile la granita e ci trasferiamo il composto di caffè. Prendiamo una teglia più grande, la riempiamo per metà di acqua freddissima e ghiaccio, ci adagiamo la teglia con il composto e lasciamo raffreddare. Poi la prendiamo, copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per 4 ore. Adesso tiriamo fuori dal freezer la teglia e con un bimby pimer frulliamo molto bene. Le uniche parti che si sono ghiacciate sono quelle laterali, mentre il resto è quasi del tutto liquido. Fatto ciò, copriamo con pellicola e rimettiamo in freezer per altre 2 ore. Frulliamo di nuovo con il bimby pimer molto bene. Ricopriamo con pellicola e rimettiamo in freezer per 2 ore. Tiriamo fuori dal freezer la teglia e per l'ultima volta frulliamo il composto. Guardate che consistenza cremosa che ha la granita! Adesso vogliamo presentarvela in due modi differenti. Nel primo prendiamo un bel bicchiere e mettiamo un bello strato di panna sotto. Aggiungiamo la granita fino a 3 quarti e finiamo con altra panna sopra. Nel secondo invece mettiamo 3 quarti di granita e finiamo con uno strato di deliziosa panna. Guardate che belle e invitanti sono le granite! Il profumo di caffè che sprigionano è qualcosa di sensazionale! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa granita al caffè! Guardate un po' che bel boccone! Ultimo boccone!
Cosa posso dirvi? È buonissima! Abbiamo utilizzato un caffè di una qualità fantastica e il risultato è eccellente! È buonissima, cremosa, bella vellutata! Sembra proprio di mangiare un caffè freddo! Infine c'è la panna, che aggiunge una nota di dolcezza alla granita. E poi abbiamo deciso di aggiungere un pochino di cioccolato amaro sopra, che con il suo gusto viene a completare tutta la granita donando gusto straordinario. Insomma, cosa posso dirvi? È fantastica, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.